facile, facile, facile riscaldarsi. Andiamo, sulle le gambe. Così, 8 ancora. Perfetto. 7 minuti di nuovo per noi di riscaldamento. Ottimo, ancora, ancora, ancora. 4, 3, 2, allarga. Bene così, benissimo, benissimo. Sulle le gambe, 8 ancora. 8, 7, 6, 5 ancora. 4, 3, 2, torna a chiudere, chiudi, stitch. Su bene le gambe, ottimo così, su bene le gambe. 8 ancora. 4, 3, 2, torna ad allargare, gli ultimi, 16. Scaldere il tutto. 8 soli, 8, 7, 6, 5, pronti ad andare, step touch, 2, step touch, step touch, apri e chiudi. Perfetto così. Ancora. Dammi gli ultimi, 4, 3, 2, marcia! Più sulle gambe. 4, 3, di nuovo step touch, step touch. Braccia in movimento. Ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, marcia! Temperatura che sale, 4, 3, lecker, lecker, sulla gamba. Benissimo così. Portare il tallone sul glutea, 8 soli, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, marcia sul posto dei zero giochi, appena accennato. È un piccolo rimbalzo, pronti a ripartire con l'Ikea, lecker! Così, braccia che iniziano a muoversi bene, 8 ancora, solo 4, di nuovo corsetta sul posto, leggeri, leggeri, appena rimbalzo, 8 ancora, pronto a partire con leggeri, mia, pronto a sollevare il ginocchio, ora, quelle anche, prendi bene, 8 ancora, sì così, 4, 3, 2, corsetta un po' più seria, iniziamo a staccare i piedi da terra, 8 ancora, piedi stabili, tira l'addome, 4, 3, sul ginocchio, mia, sulle braccia adesso, scalda, scalda, scalda il tutto. 8 ancora. Rippo. 4, 3, di nuovo, corsetta, vai. Ottimo così. 8 soli. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, step touch. Di nuovo, questa volta apri più di bene le braccia. Iniziamo a salire sul serio col cuore. 8, 7, 6, 5 ancora. 4, 3, 2, corsetta. Leggero skip. Leggero skip. Ottimo così. 8 ancora. Solo 4. Di nuovo step touch, braccia tese. Scalda con le scapole. Apri e chiudi. Più largo, 8 ancora. 4, 3, 2, leggero step. Super le ginocchia. Attiva l'addome. Ultimi 8. Solo 4. Pronti con l'Ikea, ma doppio, doppio l'Ikea. 2. Ottimo così. Ancora. Perfetti. 4 volte ancora doppio, 3 ancora, ultime 2, balzelli sul posto, piedi uniti,
scusi, come saltare le porte? Otto ancora. Quattro ancora. Leggo il doppio. Su bene. Un po' di dinamica, come saltellare. Ancora, ancora. L'obiettivo è quello di iniziare a portare sul cuore. Ultime due. Ultima. Sul posto. Saltella allegramente. Vai così, tieni l'addome. Ultimi otto. Dai che riscaldamento è finito. Quattro. Tre. Mi addoppio, mi addoppio. Sul ginocchio due. Ancora. E forza così. E ancora quattro. Ancora tre. Ultime due. Di nuovo la corda, vai. Mantenna le gambe. Stelle bene per le caviglie. 8, 7, 6, 5, 4, pronte sulle mani, nuovo ginocchio, mi addoppio. Vai, 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 ancora. Ancora 4. Due soli. Salta la corda. Muovi, 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 muovi bene largo. Scalda il tutto. Così, continua. Hai ancora 20 secondi. Se tutto va bene, inizia a fare caldo. Poi iniziamo con i blocchi di lavoro. Continua. 8 ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, marcia. Perfetto. 30 secondi da qua e partiamo. Lega i capelli, allaccia i pantaloni, piccolo sorso d'acqua, tutto quello che hai bisogno. Prendi le bottiglie. Esercizio, quello che abbiamo fatto lunedì. Wide squats and press. Ok? Quindi, carico bene questa l'esecuzione, non questa, ok? Carico bene e vado su. 45 secondi. Pronti? Via. Wide squat up. Wide squat up. Wide squat up. Spingi dietro il bacino. Indietro. Sì. Indietro. Sì. Bloccare con le bottiglie. Ancora. Se sei troppo bloccato anche, va bene se anche fai un po' più corto il movimento. L'importante è che non diventi questo. Ok? Così ci facciamo male e non facciamo niente dal punto di vista dell'allenamento. Giù, su, giù, su. Perfetti così. Ancora. Ultimi. Stop. Appoggia. Ricominciamo un cardio adesso. Jumping jack. Overhead. Le mani. L'altra volta non avevamo fatto gli skip e la corsa calciata, qua cambiamo, sì? Iniziamo. Perfetti. Come settimana scorsa? Ovviamente, se sentite che il cuore non sale per niente, aumentate un po' il ritmo. Aumentate un po' il ritmo, potete andare fuori ritmo. L'importante è che riusciate a mantenere. Sempre fuori, chi la posa completamente. Insisti, insisti, insisti.
sull'asse e non su questa posizione, ok? Ultimi, stop! Riprendi le bottiglie. Riparti per il secondo di 4 giri. Stessi esercizi. Adesso però sei caldo. 4, 3, 2, vai! Wide squat, press. Wide squat, press. Wide squat, press. Continua! Fammi vedere cosa stai facendo. Stai facendo abbastanza bene, ma lo puoi fare meglio. Carica bene. Scendi. Spingi giù le braccia, in alto le braccia. Vai. Testa. Sempre in asse. Non tenere la flessa, non tenere la per estesa. In asse. Si scende, si sale. Le punte fuori. Movimento completo. Perfetto. Così.
puoi anche aumentare l'intensità semplicemente battendo le mani al terzo. Puoi aumentare il tempo se vuoi. Ognuno dare l'allenamento se proprio possibilità. Aumentate i ritmi, aumentate i ritmi. Aumentate i ritmi, 20 secondi. Così. Quando batti overhead, attenti a non sparire con le spalle, tieni le palle basse e batti in alto. Vai, 20 secondi ancora. Fuori mille, fuori mille, fuori mille. Dai, sì. Punti. Pausa. A terra. Poi c'era un quarto. Attenti che dalla settimana prossima aumentiamo le difficoltà, ok? Abituatevi a questi sbalzi di ritmo. Posizione, vai. Ottimo. Anche qua puoi aumentare il ritmo a seconda della confidenza che hai col gesto. Così. Continua. 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 Ancora! Vai così! Ancora! Sì, così! Dai su! Perfetti! Dai così! Su ancora! Su ancora! Su ancora! Su ancora! Dammi gli ultimi! 10 secondi! Mi dispiace solo non riuscire a vedere come vi vedo di solito su Zoom, ma è una diretta Instagram! Cerchiamo di fare il meglio! Qua! 3, 2, quarto ultimo giro, posizione, braccia, gambe, se tutto va bene adesso fa veramente caldo, 2, vai, down, up, così, ancora. Sul ritmo! Insisti! Perfetti! Ginocchi fuori! Tieni il corpo! Asse! Collo! Braccia! Spalle! Tutto! Vai, vai, vai! Insisti! Mantieni bacino e capo
che non seguono coerentemente rischi di farti male in questo, ok? Ruota bene il capo, vai, continua. Ultimi. Bene così. Ci sei. Per bere un sorsetto d'acqua, asciugare i sudori, non ti fermare del tutto. Se puoi fare meno, non scrivere sul cellulare, non controllare la mail adesso. Hai tempo dopo, tanto manca veramente poco, mancano 20 minuti alla fine dell'allenamento. 5 minuti per noi. Si scende leggermente col cuore. 4, 3, 2, step touch. Facile per noi. Così. Allora, adesso consideriamo di avere un po' più di spazio. Vai. Poi che scendono, temperatura che sale. Noterai come il corpo adesso butterà fuori un sacco di acqua. Sta cercando di raffreddarsi. Ultimi. Saltare sul posto. Morbidi. Così. Facile. Mantenuti sul core. Controllo le braccia, sì, ultimi, 4, 3, leg il doppio, gambe che sciolgono, allungamento, vai così, dinamico, porta bene il tallone sul gluteo, ancora, insisti, ultimi, due soli, il cuore deve essere decisamente sceso rispetto a prima, nell'ordine di un 7-10% cardiaco, che equivale a circa tra 10 e 20 battiti rispetto a prima. Continuo a leggere il doppio, ci sei, vai. Se invece non è sceso vuol dire che prima non era salito. Mi spiace che la mia verità sia questa, ma se il cuore adesso non scende vuol dire che prima non hai dato tutto che potevi dare. Tanto è il secondo giro, con esercizi di mezzi per carità, ma un secondo giro per rimediare. Di nuovo saltare sul posto, ma di zero base. Twister. Così. I piedi rimangono appaiati. La posizione il livello del bacino, quindi non questo ma questo. 4, mi doppio, ora mi doppio, ancora, perfetto, ancora, per 4 volte. Il primo blocco
è di braccia. Faremo dei piegamenti. Il secondo sarà di calcio, ma più spinto. È come jumping jack, ma molto peggio. Squadre di due jumps. Ok? Il terzo invece è di nuovo d'addome. Ok? E faremo mountain climber come la volta scorsa. Incrociato. Perfetto. Che belli. 4, 3, da qua. Concentra sul posto. Tu continua a correre, ti spiego due cose. I piegamenti sulle braccia li faremo asimmetrici. Ossia un braccio è più stretto, l'altro più largo. Visto di profilo è questo, ok? Faremo il primo giro così, il secondo giro col braccio opposto. Il lavoro di cardio, il secondo, altro non è che jump, up, jump, sit. Quindi, rispetto a degli slanci, qua ti chiedo di fare dei movimenti a carattera, alternando le braccia. L'ultimo è il mountain climber, che è questo incrociato con leggero balzo, ok? Perfetto, 30 secondi per voi e poi si parte. Iniziamo con questo, ricorda poi che nel secondo giro dovrai cambiare le braccia, ok? Benissimo, 10 secondi. Bene in posizione, questo quindi vicino al fianco, questo largo. Pronti? Non esagerare, tieni le ginocchia a terra, a meno che tu non abbia veramente tanta forza. Così. Perfetto. Vai. Ottimo. Così. Se sei maschietto puoi farlo a gambe tese. Se sei maschietto, quando non ce la fai più puoi appoggiare le ginocchia. Le ragazze possono ovviamente tutto, ma conviene partire con le ginocchia appoggiate. Se proprio non ce la fai a tenere il ritmo, falli piano, ma falli. L'importante è che tu mantenga in contrazione la muscolatura per 45 secondi. Dammi gli ultimi pochi secondi. Stop! In piedi. Abbiamo detto quindi. Touch. Up, touch, up. Sono come i jumping jack, ma più profondi e un pelo più lenti. Qua, 3, 2, vai. Touch, change. 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 Quando vado in touch, l'esecuzione è bella. Non la vedo tutta storta, vero? Continua. Continua così, devi sentire che il cuore inizia a sparare e le gambe iniziano a accusare. Vai ancora, vai ancora, 10, 15 secondi, vai, down, go, down, go, così, ancora. Stop! 1,
comportamenti che abbiamo detto prima. Pronti? Vai! Maschietti a gambe tese, per i primi almeno. Quando non ce la fai più, appoggi le ginocchia. Se proprio non ce la fai, li fai più lenti. Sì, ma non ti fermare. Continua. Bene così. Perfetti. Ultimi. E stop! Dai che siamo dal secondo giro! Pronti ad andare a toccare a terra? Sì, possiamo! 4, 3, 2, vai! Down, up, down, up, down, up, down, ancora! È importante l'aspetto pliometrico, quindi il balzo, sì, il balzo, sì, il balzo. Quando appoggi a terra, piede completamente a terra, non sulle punte, mantieni. Cerca di sentire la frequenza cardiaca che inizia a diventare importante, il cuore che dovrebbe essere ampiamente oltre l'80-85%. Difficile dire quanto sia numericamente il BPM, dipende dall'età dell'allenamento, ma abbondantemente sopra i 140-145, molto abbondantemente. Ok, ovviamente ripeto per meglio l'età. Sì, ci siamo. Mountain climber, se l'hai usato troppo prima, rallentalo. Pronti? Vai! Così! Mantieni! Mantieni! Così! Perfetti! Insisti! Continua! Continua! Altro che scivola! Continua! Ti profilo! Tieni ritmo, senti il lavoro, il bacino che va in torsione, spalle attive, testa in asse, bella la spinta sulle mani, 2, 1, pausa, abbiamo fatto il secondo giro, dobbiamo fare il terzo e il quarto, si parte dalla posizione, sì, la prima fatta. Pronti? Vai! Down, up, down, up, down, up, down, up. Così! Continua! 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 Spingi! Senti il lavoro! Bello completo, scapole attive! Chi è che mi saluta? Antonella! Ciao Antonella, se mi saluti vuol dire che non stai facendo. Vai così, vai, 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 vai. Dammi gli ultimi. Dammi gli ultimi. 6 secondi. Wow, wow, si va. Stop. Si riparte dai jumps. Poi abbiamo di nuovo i blunts, i mountain climber. Sì, ready? 4, vai, down, up, down, up, down, up. Nota che questo esercizio non è fondamentale la velocità esecutiva, quanto la correttezza e la profondità esecutiva. Un ottimo modo per farsi malissimo alla schiena e fermare tutta l'attività fisica e di fare un bel salto, flessi così, qua al 30% ti blocchi la schiena o avrai male, quindi scendi dritto, come abbiamo imparato a fare in questi mesi, gli squat
devono essere puliti. Tieni gli ultimi. Stop. A terra. Wow, ci sei, ci sei. Sono i 17:37. 4, 3, 2, mountain climber. Vai. Ottimo, un po' salto. Via così. Andiamo, leggiamo i messaggi in diretta. Ok, vabbè, adesso non puoi, va bene, ci sta. Ricordatevi che le lezioni, queste su Instagram che faccio io, saranno sul mio canale YouTube, ok? Fitness Privé by Sasha Antoniuti, c'è anche la pagina Facebook se volete. Continua, continua, 15 secondi, così non le perdete, anche se sarebbe meglio farle in diretta, potendo. Vai, 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 gli ultimi. Quarto e ultimo tiro. Questa è la posizione. Come per andare a ballare. Ultimo tango di quel di Selvazzano. Forum Wellness Club. Vai. Up, go. Up, go. Up, go. Up, go. Up, go. Up, sì. Ricorda, attiva il core, tieni la testa in asse, non farla cadere, stabilizzala bene, cerca di sfiorare terra, se proprio non ce la fai, appoggi le ginocchia, ma non ti fermare, e se non ce la fai, rallenti, ok, ma non ti fermare, gli ultimi, 4, 3, 2, stop, in piedi. Ultimi squat col salto, ultimo mountain climber, stretching e saluti, ok? Pronti? 1, 3, 2, push! Perfetto! Dinamici, quando atterri non c'è rumore, attiva tutta la muscolatura del gluteo e del quadricipite, lavorano in sinergia per frenare la forza peso, ecco perché devi sentire la caduta, quindi non è solo apro e scendo, ma è salto e scendo, così, davanti agli ultimi, 4, 3, a terra ci rimane solo il mountain climber. Wait, mani, non è impegnativo, pronti, insieme, vai, così, perfetti, bene sul ritmo, senza colpo ferire. Insisti, dai ancora, così, continua, tieni l'addome, ferma le braccia, rallenta se non ce la fai più, ma non ti fermare, questo non serve a niente, questo serve a portare alla fine sia l'impegno fisico che quello mentale, anche la capacità di resistere mentalmente è una capacità allenabile. Stop! Wow! Arretra! Porta i glutei tra i talloni, le mani avanti, scarica la schiena. Porta bene i piedi, scaricali. 8, 7, 6, 5,
4, 3, mani a terra sul sedere. E respiro, prendi il polso, portalo oltre e inclina, le mani spingono da quella parte, il bacino dalla parte opposta, apri, apri, apri bene. Thank you.